Amici, buonasera. Allora, la carbonara, semplice, semplicissima. Intanto bisogna avere un bel bicchiere di vino bianco sempre a disposizione. Poi del guanciale largo, quasi un centimetro a fetta. Io tolgo sempre il pepe perché sai com'è, pepe, mosche. Lo taglio, lo pulisco bene. E poi semplicemente con un coltello ben affilato faccio così guardate che bello questo guanciale proprio. Mi piacciono i tocchi un po' grevi, un po' pesanti, un po'. Eccolo qua, vedete? Attenti a non tagliarvi, ovviamente. Questo guanciale è buonissimo. Ecco, finiamo, adesso finisco e poi ritorno. Allora, il guanciale è tutto tagliato. Importante, pepe, lo trovate in commercio, il pepe a grani grossi, che poi dovete, vedete come ho fatto io qui? Perché carbonara è da carbone, carbone, cioè nera, la pasta deve essere nera da quanto pepe si usa. Più buono è il pepe e migliore viene la carbonara. Adesso passiamo in padella. Allora, ci vuole una bella padella di alluminio dove andiamo a mettere il nostro guanciale. Senza olio, senza niente. Sorsetto di vino ce lo vuole sempre perché. Poi torniamo tra poco. Ecco, intanto qui si sente anche dal rumorino che. Mi raccomando, senza olio, è il grasso animale che si deve sciogliere piano piano, non troppo forte. Questo è fondamentale, la pinza. Allora, adesso passiamo a grattare del pecorino romano, possibilmente, in quantità. Ecco, lo faccio così. Questa è la ricetta per uno, due, diciamo. Poi si può. Ecco qua, pecorino e poi io ci metto anche un po' di parmigiano, diciamo 2 a 1, 2 di pecorino e 1 di parmigiano. Intanto l'acqua bolle, vedete che l'acqua qui sta bollendo, sentite la musica del guanciale. Allora, un po' di parmigiano, vediamo ancora con un po' di pecorino, eccoci qua. E abbiamo questa consistenza, un po' di formaggio. Nel frattempo facciamo. Allora, l'altra cosa che manca è semplicemente un uovo che io rompo. Eccolo qua. E poi vado a girare, impastare, fare una specie di piccolo zabaglioncino. Ecco, diciamo che la pinza non è proprio l'ingrediente migliore, però. E poi cosa faccio? Pepe. Pepe e ce lo mettiamo parecchio, eh? Parecchio, eccolo qua. Benissimo. Bella, vedete un po' il colore nero? Poi prendiamo il cucchiaio che andrà meglio col cucchiaio. Bene, grazie. Andiamo a vedere com'è. Come vedete che qui allora stiamo. Vedete che si comincia a formare il nostro grasso olio e questo è sicuramente un attrezzo migliore per. Eccolo qua che sta arrivando. È semplicissima questa ricetta, eh? Ecco qua, benissimo. Ecco,
Vedete che il guanciale è arrivato, è un po', mi piace, un po' abbrustolito. E adesso quello che faccio è tolgo il guanciale e lo metto in un piattino dove ho già sistemato della carta assorbente, perché gli tiriamo via per quanto possibile il grasso. Vediamo un po', eccolo qua, eccoci qua. In questo periodo ingrasseremo tutti di qualche chilo, ma non c'è problema. Poi adesso la famosa sfumatura, il goccio di vino bianco in fondo serviva proprio, attenzione, eccolo qua, così il grasso si stempera un pochino. Saliamo la pasta, saliamo l'acqua. Adesso sale grosso, ovviamente. Siamo pronti. Buttiamo la pasta e poi fra 10 minuti siamo pronti. Qui intanto evapora l'alcol, cioè l'alcol, il grasso con l'alcol. Bene. Allora, lo spaghetto che uso io è un mancini, la migliore pasta che esiste al mondo. Trucco per buttarla, io la arrotolo un pochino, perché così, guardate, no, non è venuto, e pazienza, comunque di solito fa l'effetto Shanghai, pazienza. Allora, la cottura è di 10-11 minuti. Ovviamente bisogna assaggiarla continuamente. Questo è a posto, abbasso la fiamma. Siamo quasi, non vedo l'ora. Grazie. Allora, sentiamo un po' a che punto è, sono 9 minuti. Perfetto. Allora, prendiamo, questo è importantissimo, una bella tazza di acqua di cottura. Spegniamo, andiamo a prendere così la nostra pasta, teniamo sempre sul fuoco, eccola qua, eccoci, ci siamo, eccola qua. Adesso andiamo a far saltare questi spaghetti ottimi, fantastici, con una bella tazza di latte fresco. Paura, eh? Scherzetto! Eccoci qua! Ci siamo, ragazzi! Adesso non ci rimane che, se l'operatore mi segue, ecco, vedete, proprio questa pasta è fantastica, una cottura meravigliosa. Se l'operatore mi segue, andiamo a, che non deve fare la frittata, capito? Non... la carbonara non deve fare la frittata, la carbonara è così, proprio così, deve fare proprio il rumore, il rumore è importante. Senti, c'è questo rumore un po'. Eccolo qua, e poi noi ci mettiamo queste grazie divine. E poi andiamo a mettere un bel piatto di portata che abbiamo qua sotto. Eccola qua, la nostra carbonara, semplicissimo, un piatto che si fa in 10 minuti, gli ingredienti. Sono, li mettiamo ancora un po' di pepe e giusto ancora una grattata. E voilà, si fa facile. Andiamo.